legato ai campi, diciamo, più da oratore, più legato al calcio sorvete, il suo pensiero su questa nuova avventura, si fosse migliorato con un bel intervento di Alessandro Cittone e un allenatore esperto come le ragazze. Da quanto anni a questa parte, con la nostra società, il nostro obiettivo è stato proprio quello di valorizzare il territorio, quindi i ragazzi del posto con allenatore del posto. Antonio Valagino era, diciamo, nel nostro ambito già da tempo ed è sicuramente la scelta migliore che volevamo fare, in quanto già ha già dimostrato benissimo nei due anni la sua capacità nel valorizzare i giovani, i ragazzi del posto, e quindi siamo contentissimi con questa nuova esperienza, l'orgoglio che abbiamo, che ci ha dato Cecchi Paone, un'organizzazione, importante, la visibilità che stiamo avendo, siamo molto molto orgogliosi e contenti di tutto e orgogliosi di iniziare un campionato alla grande. Attaccamento alla maglia, alla tradizione. Antonio, diciamo, da tempo, dalle belle battaglie c'è un messaggio ai tifosi, al territorio, a chi segue il Servito Positano, a coloro che hanno come te giocato e hanno calcato questo campo, il campo più importante, il messaggio vogliamo dare alle famiglie, ai ragazzi. Io prima di tutto ringrazio lo staff dirigenziale al completo, ci associamo, il presidente Caso e il vicepresidente Paone per tutti, insomma, sono i due che si fanno da promotori per quanto riguarda il pacchetto organizzativo, che comunque alle loro spalle ci sono altri dirigenti che sono molto legati a questi colori, che hanno fatto già da giocatori e vogliono fare anche da dirigenti queste cose. Io soprattutto, è molto gravoso il mio compito, quando le aspettative sono tante, io non che abbia paura di affrontare le sfide, anzi mi spiego uno sprone in più.